Un gesto simbolico ricco di significato. In via Cervantes, la delegata alle pari opportunità del comune, Simonetta Marino, ha dipinto di rosso lo schienale di una panchina in memoria delle donne vittime di violenza e discriminazione. L'iniziativa è promossa dal comune, che ha aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata dagli Stati Generali delle Donne e rientra nel più ampio programma di eventi dedicati alla giornata internazionale contro la violenza femminile del 25 novembre. Io stamattina, peraltro, sto venendo da un'iniziativa molto bella fatta dalle donne delle confederazioni, dei sindacati, che hanno voluto piantare 99 ciclamini con una targa al centro direzionale, e la targa nominava "Questo non è amore". Io credo che ci sono tante forme di violenza sulle donne, certamente quella che all'interno di una relazione cosiddetta d'amore, ma che non è amore evidentemente, e le donne che sono morte in quest'ultimo periodo sono soprattutto donne che hanno subito violenza da parte dei loro compagni, dei loro partner, quindi quello è certamente un focus da attenzionare in maniera costante, e su questo fare un lavoro molto di sensibilizzazione, di prevenzione nelle scuole. Sullo schienale della panchina una targa commemorativa è dedicata a tutte le donne che non hanno voce e volto e a tutte le donne che giacciono in fondo al mare. Ci sta anche un altro aspetto della violenza sulle donne che noi non riconosciamo subito nella forma di violenza come femminicidio, è quello sulle ragazzine, sulle donne che vengono qui a inseguire un sogno, e parlo delle immigrate. Questa panchina è rivolta a loro, perché le frasi di questa panchina sono proprio riferite a tutte quelle donne che subiscono violenza comunque in Libia prima di partire, sui barconi, e che arrivano qui tutte stuprate. Io sono stata, ho partecipato al funerale delle 26 ragazze nigeriane, cosiddette nigeriane perché non si saprà mai la loro origine, come solo per tre si sa il nome. Sono ragazzine, bambine, due di loro, 14 anni, erano incinta. Credo che questa sia una responsabilità collettiva. Noi non possiamo tacere e non possiamo pensare che siamo impotenti di fronte ad una tragedia come questa. E allora questo è un atto simbolico, ma non basta. Dobbiamo lavorare tutte insieme per tutelare la vita delle donne, per rispettare la loro dignità, per uscire fuori da una cultura patriarcale che le vede comunque assoggettate e violentate continuamente.